dicevo signora Pantani per me. Per me Marco sarà sempre e per sempre nel mio cuore, quindi non sono la signora Pantani, ma sono una persona che grazie a Pantani ho imparato tanto. Giornalista? No. Partiamo dall'inizio, piemontese di Verbania? Sì. La prima esperienza lavorativa, il primo momento? Io... Manuela Ronchi, naturalmente. Manuela Ronchi, stavo studiando lingue. Dove? E alla Cattolica. Milano. E Milano, ho sempre lavorato facendo l'interprete e a un evento ho conosciuto Gerry Scotti che mi ha chiesto di lavorare con lui e grazie a Gerry ho imparato a fare comunicazione. E poi nel percorso delle varie esperienze ho conosciuto degli sportivi, ho iniziato con Mass Biaggi. Ah. E poi Pantani ai tempi quando vinse il Giro dei Tour disse: se hai avuto, come così detto, i contributi per gestire Max Biaggi, che è comunque un personaggio abbastanza impegnativo, vuol dire che io ho bisogno di una persona che mi disse sempre se è il mio punto di riferimento morale, ed è questo che mi ha sempre inorgoglito in tutti gli anni che ho avuto l'onore di gestire Marco. Completa il podio dei grandi, al terzo posto chi mettiamo? Se c'è una... Dimitro Albertini, che è il mio socio, che adoro. Beh, da poco? Da 2 anni. Oh, poi invece finita l'avventura con Marco Pantani, cosa ha fatto Manuela Ronchi? Ma io ho sempre avuto, prima di gestire Marco e durante la gestione di Marco, un'agenzia di comunicazione brand positioning, ho continuato a fare il mio mestiere. Sede a Milano sempre? Sì, adesso da aprile siamo in Piazza Piemonte. Quanti lavorano con lei? 25. Però. Ragazzi straordinari. E fondata, ne? 25 anni fa. 25 come gli anni proprio. E la soddisfazione più bella di questo percorso umano e professionale? Che lavoriamo perché abbiamo la passione di lavorare. Cioè ho tutti i ragazzi che lavorano con me, non per me. Quindi tutti che hanno la stessa passione e la voglia di far restare bene le persone quando organizziamo gli eventi. E invece il campione che non ha seguito, che le piace di più, chi è? Buffon.